Leggiamo la premessa, soltanto la premessa, di questo bel libro di Novello Papafava, Proprietari di sé e della natura, una introduzione all'ecologia liberale. Un libro edito dalla Liberi Libri di Macerata. Spesso assistiamo al triste spettacolo di degrado del nostro ambiente naturale, metropoli soffocate da fumi industriali, foreste secolari abbattute, montagne di rifiuti, uccelli marini imbrattati di petrolio e così via. Cosa evoca tutto questo? Evoca nell'opinione pubblica un rimprovero implicito nei riguardi dell'impresa privata, della ricerca del profitto e della libertà di mercato. Si è diffusa l'idea che il sistema capitalistico della laissez-faire sia il colpevole delle piogge acide, dei disboscamenti, l'effetto serra, l'estinzione delle specie e tutti questi altri problemi. Infatti, l'idea prevalente è che un mercato libero autorizzerebbe ogni industria a sciupare e a saccheggiare le risorse della natura. Questa lezione viene anche impartita ai bambini a scuola. Ma nulla potrebbe essere più lontano dal vero. Quando osserviamo un fiume avvelenato, una ciminiera che emana esalazioni nocive, un bosco incendiato per incuria e qualunque altra distruzione dell'ambiente, la causa di tutto questo è l'assenza di capitalismo e non il capitalismo, è la sua mancanza. La colpa è il socialismo. Vi sono due modi in cui una economia può essere organizzata. Una si basa sul riconoscimento dei diritti di proprietà privata e su scambi volontari, e questo è il capitalismo. L'altra maniera è l'alternativa socialista, basata invece sulla proprietà e il controllo statale delle risorse e di conseguenza la violazione dei diritti di proprietà individuali. Nell'atmosfera, negli oceani, nelle foreste tropicali il capitalismo è assente perché i diritti di proprietà non vi giocano alcun ruolo. L'economia dei paesi socialisti è caduta principalmente a causa dell'assenza dell'istituto della proprietà privata. Allora perché dovremmo aspettarci risultati migliori da un socialismo dei mari, un socialismo dell'aria o delle foreste? Cioè un socialismo delle risorse naturali produrrebbe e produce infatti gli stessi sprechi e gli stessi guasti del metodo collettivista. Negli stati occidentali quella che è in atto è un'economia mista. Non è un sistema di libera impresa, è un'economia parzialmente libera ma ancora largamente controllata dal governo. In un autentico libero mercato non ci sarebbe un settore pubblico che controlla o conduce attività economiche. Lo Stato sarebbe limitato a fornire la difesa delle persone e delle loro proprietà. Purtroppo invece gli Stati spesso calpestano i diritti di proprietà degli individui e questo produce i problemi legati all'inquinamento. Infatti la difficoltà che abbiamo nel proteggere l'ambiente non sono dovute alla componente di libera impresa delle economie miste, ma al settore pubblico e alle sue logiche coercitive. Immaginiamo cosa succederebbe se le imprese private potessero possedere fiumi e laghi. Chiunque vi scaricasse rifiuti verrebbe processato per aver aggredito la proprietà privata altrui. Sarebbe costretto a risarcire i danni, a cessare immediatamente l'azione aggressiva e a desistere da simili violazioni future. Solo il diritto di proprietà privata porrebbe fine all'invasione e all'inquinamento delle risorse. Invece, poiché i fiumi e laghi non appartengono a nessuno, nessun proprietario insorge per difendere la sua preziosa risorsa dagli attacchi esterni. Ad esempio, alcune foreste nel sud degli Stati Uniti e dell'Austria sono rimboscate dalle compagnie produttrici di legname che le possiedono da secoli e che non ne fanno calare il valore futuro del proprio capitale. Al contrario, nelle foreste dell'Amazzonia e di altri paesi del terzo mondo i diritti di proprietà non vengono rispettati e quindi queste risorse naturali sono condannate alle desertificazioni, malgrado le inutili campagne internazionali per la loro salvaguardia. Quindi il problema è la mancanza di proprietà privata. L'autore riporta un altro esempio: in America del Nord, prima dell'arrivo dei coloni europei, c'erano solo poche vacche, ma immense mande di bisonti. Oggi invece dei bisonti non c'è più traccia e il numero di vacche è elevatissimo, come mai dipende tutto dalla proprietà privata. I bisonti erano di proprietà del governo e sono stati sterminati. Le vacche invece erano di proprietà dei rancheros e dei cowboy e si sono moltiplicate in maniera straordinaria. Già Aristotele osservò nel secondo libro della politica che quanto è in comune a più individui riceve il minimo di attenzioni, perché gli uomini curano maggiormente ciò che è di loro proprietà rispetto a ciò che hanno in comune con altri. Ciò che hanno in comune lo curano solo nei limiti dei loro interessi privati. Tutti quegli atti di inciviltà, sporcare le strade, imbrattare i muri, abbandonare i rifiuti, eccetera, le persone in casa propria non adottano tali comportamenti né li tollerano. Quindi una stessa persona che magari in uno spazio pubblico abbandona rifiuti per strada o sulle spiagge, a casa sua non lo fa.
Questo perché quando c'è un proprietario i beni vengono protetti e incrementati nel loro valore. Quindi qual è la soluzione al problema ambientale? È affidare le risorse naturali ai proprietari che le proteggeranno e non faranno perdere il loro valore, il loro capitale. E bisogna restaurare il diritto in modo che a nessuno venga permesso inquinare l'aria o l'acqua dei propri vicini. Quindi bisogna espandere il capitalismo alle risorse naturali, smaltimento di rifiuti, disboscamenti, estinzione di specie animali, sversamenti di petrolio, tutte queste cose sarebbero molto più difficili da realizzarsi in un mercato privato delle risorse naturali. C'è bisogno di avere la mente sufficientemente aperta per capire che non esiste un conflitto intrinseco tra la libertà economica e l'ambiente. L'autore condanna anche il comportamento e l'ideologia di alcuni conservatori non liberali che si dichiarano sempre favorevoli all'industria, sottovalutano e minimizzano il problema dell'inquinamento. Questi non difendono il mercato. Sottovalutare l'inquinamento non difende il mercato perché il mercato si fonda sulla protezione dei diritti di proprietà. Secondo gli economisti dell'economia neoclassica moderna, il mercato ha diversi difetti che lo Stato dovrebbe correggere. Questo punto di vista è oggi accettato da un grandissimo numero di teorici e politici e ciò fornisce sostegno teorico alle politiche ambientali. Negli ultimi 30 anni molte burocrazie e molti miliardi di dollari sono stati impiegati per risolvere le problematiche ambientali, ma i risultati dell'ecologia di Stato sono stati deludenti. La politica ecologica adottata nei paesi occidentali è concepita nello stesso modo delle economie pianificate. Un ministero è incaricato di raggiungere un obiettivo, sviluppa piani dettagliati, produce direttive e i cittadini obbediscono. Le regolamentazioni ambientali producono un po' di benefici, come le economie socialiste producevano un po' di pane e un po' di beni di consumo. Però questi sistemi non mobilitano l'entusiasmo e il genio creativo individuale e quindi non conducono alla prosperità. La prospettiva corretta è quella indicata dalla scuola austriaca di economia, che viene spiegata e introdotta più avanti qui in questa premessa. Le regolamentazioni politiche presentano anche un altro problema, sono facilmente influenzabili dai soggetti più forti organizzati. E questo, aggiungo io, è il solito problema dei sistemi democratici. Vediamo adesso il discorso sui diritti di proprietà. Rothbard, un'impostazione liberale giusnaturalista, neo-locchiana. Gli uomini hanno diritti individuali naturali, preesistenti a ogni ordine legale e a ogni Stato. L'uomo nasce proprietario di sé ed estende il proprio legittimo controllo a tutti quei beni che acquisisce in forma non aggressiva, grazie alla prima occupazione di materie naturali, non già possedute da altri, grazie allo scambio del proprio lavoro, dei propri legittimi possedimenti, alle libere donazioni e così via. Al centro vi è il diritto di proprietà. La sola attività umana impropria sta nell'inizio nella minaccia dell'uso della forza contro qualcun altro, contro la sua proprietà. E questa è l'unica ragione legittima dell'uso della legge, impedire omicidi, lesioni, furti, frodi e tutte le forme di invasione, compresi gli inquinamenti ai danni delle proprietà naturali degli altri. Quando una legge fa più di questo, allora aggredisce i diritti individuali. E questo è il diritto positivo imposto dallo Stato. Vediamo quindi un'introduzione alla scuola austriaca di economia, una tradizione di studi economici che risale alla Vienna del secondo 800. Poi ha continuato a svilupparsi nel Novecento, soprattutto in Inghilterra e in America. L'economia austriaca va chiamata prasseologia. È quella scienza sociale che studia le implicazioni dell'azione umana, cioè spiega le conseguenze, soprattutto non intenzionali, delle attività umane. Si basa su alcune semplici ed evidenti verità o assiomi. E poi aggiunge, tutte le conseguenze, raggiunge le conseguenze attraverso un ragionamento logico-deduttivo, a partire da questi pochi principi. Tra questi assiomi c'è l'individualismo metodologico. L'azione individuale è l'unico possibile oggetto di indagine delle scienze sociali. L'individualista metodologico non prende in esame concetti astratti come la collettività, la società, le classi sociali, non sono realtà concrete. Di reali ci sono solo gli individui, solo loro hanno fini e possono agire per perseguirli. Non esistono fini di azioni imputabili a gruppi, a collettività, a stati, che non possono essere ricondotti ad azioni di specifici individui. Quindi affermare che i governi agiscono ha poco senso, solo gli individui possono desiderare agire. Un altro assioma è la teoria soggettiva del valore. Ha origini molto più antiche, risale ai seguaci di San Tommaso d'Aquino.
e i tardoscolastici iberici del XV secolo. Questa teoria soggettiva del valore sostiene che l'utilità di un qualunque bene non deriva dalla sua natura intrinseca, né dal lavoro in esso contenuto, ma esclusivamente dal giudizio che gli uomini ne danno, teoria soggettiva del valore. Diventa quindi impossibile definire un valore in sé delle risorse, anche naturali, e nemmeno il prezzo di mercato definisce il valore assoluto di un oggetto, perché è solo un punto d'incontro di una trattativa tra soggetti con diverse valutazioni. Gli economisti austriaci, poi, non sono favorevoli a un uso eccessivo della matematica, della formalizzazione matematica nell'economia. Invece l'economia neoclassica contemporanea è sempre più matematizzata. Al contrario, il metodo austriaco utilizza la logica deduttiva e il significato delle proposizioni verbali. Qui c'è una nota interessante che riguarda il servizio di protezione di cui si parlava all'inizio. Si era detto che lo Stato dovrebbe essere limitato a fornire soltanto la difesa delle persone e delle loro proprietà. In realtà per gli anarcocapitalisti non c'è bisogno nemmeno che lo Stato si occupi di questo compito, perché lo può fare benissimo il mercato, il libero mercato. Infatti anche il servizio di protezione delle persone e delle loro proprietà da qualunque aggressione è un'attività economica. In un ordine di mercato puro ci sarebbero agenzie di protezione in concorrenza tra loro che si occuperebbero di offrire questo servizio al posto dello Stato. Quindi nessuna forma di monopolio legale della violenza, monopolio vuol dire lo Stato, e al suo posto invece un mercato dei servizi di protezione realizzato da agenzie private.